abbiamo chiesto un tribunale che sveltisca le operazioni di riconoscimento per i richiedenti asilo politico e questo sembra sia passata come messaggio. Abbiamo chiesto una premialità nei confronti dei comuni che accolgono, che ci sia una differenza nei confronti di chi non accoglie, anzi ha incrociato le braccia e sta creando solo problemi. Reduce dal Viminale, dove assieme ai sindaci di Treviso e Vittorio Veneto e al prefetto Laura Lega ha incontrato esponenti del Ministero dell'Interno, il primo cittadino di Casier, Miriam Giuriati, va all'attacco. I comuni si dividono in due categorie, quelli che hanno accolto i profughi e quelli che hanno tirato sulle barricate. Ora chi sta facendo il proprio dovere, sostiene Giuriati, ha diritto ad una premialità anche economica. Riuscire a fare qualche taglio del verde in più, le assunzioni, noi adesso non possiamo, abbiamo il blocco delle assunzioni, fatemi assumere, che ci sia una differenza tra me che lavoro per queste persone e i miei cittadini, questa differenza la colgano. Con 500 profughi nell'ex caserma Serena, qui si ha la coscienza di aver fatto il proprio dovere e scatta la controffensiva verso i comuni ribelli. Se ci sono problemi, se l'accoglienza diffusa non viene applicata, la colpa è di chi non collabora nel fronteggiare l'emergenza. Questo è un momento in cui noi chiediamo a loro un'apertura, visto che ieri era il 25 e aprile, è un giorno della liberazione, spero che anche a loro si liberano di questo pensiero. Sabato mattina alle 10.30 lo stadio comunale di Casier ospiterà un incontro di calcio tra una selezione di richiedenti asilo mista di immigrati marocchini ed una squadra di giornalisti trevigiani, un'iniziativa organizzata nell'ambito del Festival Italo-Marocchino per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'accoglienza.